Per quanto riguarda i numeri, tra mini basket e tutto il settore giovanile, maschile e femminile compreso, siamo sui 200-210 bambini. Per quanto riguarda il settore maschile, quest'anno abbiamo fatto dei buoni passi avanti a livello di qualità di campionati, perché facciamo due campionati d'eccellenza che sono l'under 15 e l'under 18, e abbiamo fatto un passo importante a livello di prima squadra perché stiamo facendo la Serie C. Cosa importante, perché è fatta interamente con i nostri giocatori, non abbiamo prestiti e tre quarti di squadra è composta dai giocatori che fanno anche l'under 18. Quindi è una Serie C molto giovane, con l'idea di far crescere tanto i giovani. C'è un filo conduttore che parte dalla prima squadra e arriva alla più giovane delle squadre? Assolutamente sì, la nostra idea è quella di far crescere i ragazzi dall'under 13 all'under 20, con l'idea di portarne il più possibile a far giocare in prima squadra. È ovvio che se qualcuno di loro riuscisse ad andare a giocare in categorie più alte, noi glielo auguriamo. Però il fatto che 7-12esimi giocatori dell'under 18 riescono a stare in campo in Serie C e a farci anche la differenza, questa è una cosa che ci dà grande orgoglio. Stiamo crescendo tanto, il fatto di aver incrementato anche lo staff da un punto di vista qualitativo sta facendo crescere molto i giocatori. L'obiettivo è proprio quello, lavorare tanto sul singolo giocatore, non tanto a livello di squadra, ma far crescere individualmente i giocatori per farli migliorare sotto ogni punto di vista tecnico, tattico e fisico soprattutto, e renderli sempre più pronti a una prima squadra dove le richieste sono di certo diverse da quelle del settore giovanile. Il reclutamento, come si autoalimenta il Basket Peggio? Allora, la maggior parte dei nostri giocatori ovviamente è di proveniente da Pegli. Qualcuno da fuori Genova sta iniziando un pochino a chiederci se possono venire qui. Genova e provincia. Questa cosa ci fa molto piacere, perché comunque l'idea è quella di dare la possibilità anche a quelli che sono fuori di far parte di una società che offre in questo momento forse qualcosa in più di altre società, a livello soprattutto di qualità di lavoro quotidiano in palestra. Quindi per chi si vuole mettere in gioco per fare campionati un po' più competitivi in attività di un certo tipo, le nostre porte ovviamente sono aperte a tutti. A questo punto della stagione si può tracciare un bilancio dei risultati fin qui ottenuti dalle varie squadre maschili? Allora sì, a livello di risultati partiamo dai piccolissimi, che sono gli under 13. Abbiamo deciso di far fare il campionato under 13 Elite nonostante il gruppo sia oggettivamente un pochino indietro, però questa cosa non ci ha spaventato assolutamente. Abbiamo deciso comunque di mettere i ragazzi alla prova e farli fare il campionato più difficile che la nostra regione ci possa offrire. Risultati bene e male ovviamente, come è giusto che sia durante l'anno, però adesso stanno crescendo, stanno reggendo botta quella che è l'intensità e la fisicità del campionato, e di questa cosa siamo molto contenti. Discorso abbastanza analogo per l'Under 14 Elite, che è composta a metà anche da 2005 che fanno l'Under 13 Elite. Ci hanno messo un po' a rodarsi anche perché hanno cambiato allenatore, quindi diciamo che all'inizio hanno fatto un po' fatica, però in tutto il secondo girone, nel girone di ritorno, il gap con le altre squadre si è ridotto notevolmente, quindi questo vuol dire che il lavoro in palestra quotidiano sta pagando tanto. L'Under 15 Eccellenza, che è sicuramente la nostra squadra più interessante dal punto di vista di giocatori, sta facendo molto bene. È al primo anno di esperienza in un campionato fuori regione, ha fatto la prima fase capendo un attimino dov'era all'interno del campionato, facendo ovviamente, avendo difficoltà dal punto di vista tecnico, soprattutto fisico. Nella seconda parte del girone della Coppa adesso siamo imbattuti, stiamo facendo molto bene. E l'Under 18 Eccellenza, che si trova a aver fatto questo campionato il primo anno, nessuno di loro ha mai fatto questo tipo di esperienza, ha fatto molta fatica da un punto di vista tecnico e da un punto di vista fisico, soprattutto all'inizio, cioè il gap con le altre squadre era molto molto elevato. I ragazzi giustamente, insomma, si sono anche un pochino sconfortati nel vedere sempre avversari non alla portata. La cosa molto positiva è stato che nel girone di ritorno loro hanno un pochino capito, si sono adattati al campionato e alcune partite siamo riusciti a vincere o quantomeno anche a giocarcela fino in fondo, che è stata sicuramente la cosa più importante di tutti.
L'Under 20, che è l'ultima squadra, sta andando molto bene, completamente tutti sotto leva, a parte un ragazzo del 98, tutti gli altri sono 2000-2001, quindi addirittura 3 anni sotto leva.